Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabriel. Io Birillo. Oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esponcio. Oreo, Oreo, Oreo. Allora, il liquido Milchios. Un liquido che assomiglia ai biscotti della Oreo. Ora andiamo a fare una prova di svapo e tirare qualche conclusione su questo liquidino preso da Svapo Caffè. Vabbè, ricordiamolo, Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia. Andate a fare un giretto a vedere qualche liquido speciale. Questa è una confezione caratteristica, sembra il pacchetto del latte, quello di Marinella, dove là, quello devi aprire. Lo apriamo, al suo interno c'è il liquidozzo 30 ml, bella la boccetta, sì. Sono belle queste qua anche da mettere sopra lì, come esposizione, bellissime. Ora andiamo a fare la prova di svapo e tirare la conclusione su questo liquido, che sicuramente sarà molto fedele all'Oreo, perché lo sai che questa marca qui, la Milkman, è tanta roba. È bella anche la confezione, c'è scritto tutti i step, le cose. Beh, una bella marca, diciamo, di liquidi. Io andrò a provarlo con il Gani V2 e il Druga. Io con il Gani e il V1,5. Ricordiamolo, liquido a nicotina zero. E si sente assomiglia. Anche da V2, sì, anche esterno si sente il biscottino all'Oreo. Oreo, Oreo, Oreo. Fa anche abbastanza vapore e fa cioccolatoso, anche un po' di panna, di latte, sì. Buono, è buono, non smaga nemmeno tanto, no, all day. Tipo pan di stelle, sì, più o meno, sì. Un po' cucù, siamo su quella linea, come cazzo si chiamano, siamo su quella linea lì. Che voto gli dai a questo liquido? Questo qua c'è un 7,5. Sì, se lo merita, perché all day non stomaca, non smaga, non è che distrugge. ci sta buono, a zero nicotina, lo consigliamo a chi piace, sì. Allora, la tavola dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. E ricordatevi che abbiamo il canale su Facebook e su Instagram. Vi aspettiamo. Come arrivo?